Una serata piacevole qui a Villa La Striscia, alla vigilia anche del terzo impegno stagionale dell'Arezzo a Figline. Intanto sarà un buon test per assaggiare la condizione. Ma certo, sono gare di avvicinamento al campionato e è normale che man mano che passa il tempo dovremo farci trovare più pronti. È anche vero che sono pur sempre partite di allenamento abbinate a una preparazione, quindi delle volte le gambe girano un pochino meglio, delle volte girano un pochino peggio, c'è chi sta meglio un giorno, chi sta peggio un altro, quindi io li do sempre al calcio d'agosto una rilevanza non così importante come magari il tifoso può dare. Considerando che siamo ancora a luglio, senta direttore, tanto è un amichevole che attesta anche l'amicizia con questa società, visto che sono tanti i giocatori che avete dato in prestito. Devo dire che con Nello abbiamo fatto un lavoro sul territorio importante, perché non c'è solo il Figline, ma c'è anche il Montagnano, c'è il Sansovino, ci sono alcune società con le quali stiamo collaborando e stringendo rapporti di collaborazione che credo che un domani possano essere fruttiferi e comunque sia fanno parte del nostro vicinato, e col nostro vicinato dobbiamo avere buoni rapporti con tutti senza privilegiare nessuno e senza estromettere nessuno. Senta, quando questa intervista andrà in onda saremo di mercoledì 1 giugno, primo agosto, annuncerete Coccia? Sì, credo che ormai il suo arrivo sia imminente, aspettiamo per mercoledì mattina alle 10 ragazzo per la firma, quindi credo assolutamente di sì, ecco, poi in questa settimana ci saranno anche altri movimenti e l'obiettivo che ci siamo prefissati con Nello è che comunque sia dopo la partita col Seravezza avremo 3 o 4 giorni di sosta, 13, 14, 15 e all'indomani della ripresa degli allenamenti vorremmo che anche la punta fosse già nell'organico.